vorrei presentarvi la ricetta per preparare un'insalata esotica con la fesa di tacchino. È un'ottima alternativa per preparare una classica insalata estiva e sa abbinare molto bene il gusto dolce e il gusto salato. Andiamo a vedere subito cosa ci occorre. Avremo naturalmente bisogno di 200 g di fesa di tacchino arrosto, tagliata a fette più sottili o più grosse a seconda del vostro gusto. L'elemento esotico è la papaya, quindi avremo bisogno di una papaya, mezzo cespo di insalata gentile, una manciata di valeriana, il cuore del cespo di una lattuga, due cipollotti, del curry se preferite del pepe, il succo di un limone, 150 g di yogurt, 2 cucchiai di panna fresca e del sale. Per prima cosa lavate l'insalata gentile, la valeriana e la lattuga sotto l'acqua fredda e fatela scolare. Disponete poi la fesa di tacchino arrosto su due bei grandi piatti. Una volta disposta la fesa di tacchino arrosto su metà piatto, nell'altra metà andremo a spezzettare le insalate con le mani, pezzettini molto piccoli. Solo la parte tenera dell'insalata, tralasciate le coste più dure. A questo punto andremo ad aggiungere la papaya. L'abbiamo tagliata a metà, la sbucciamo e togliamo i semi centrali. Aggiungiamo quindi metà della papaya tagliata a pezzettini sull'insalata. L'altra metà la conserveremo per preparare la crema. A questo punto andiamo a preparare la nostra crema o salsa più propriamente. Per prima cosa tagliamo la parte alta dei cipollotti e spremiamo il succo di un limone. Della ricetta vi permette di preparare una salsa adatta ad altre preparazioni. Allora prendiamo i 150 g di yogurt, vi aggiungiamo il cipollotto che abbiamo tritato, la papaya, l'altra metà della papaya che è rimasta tagliata grossolanamente a pezzettoni. Dopodiché molto morbida, quindi bastano anche pezzi grossi perché poi dovremo andare a frullare il tutto. A questo punto aggiungiamo anche il succo di limone, 2 cucchiai di panna, e aggiustiamo di sale e col curry o col pepe e andiamo a frullare. Verifichiamo se è giusta di sale. È sorprendente, perfetta. Il curry si sposa benissimo, è veramente un gusto eccellente, un'ottima salsa. Andiamo a versarla sull'insalata e il risultato finale, secondo me, sarà garantito. I nostri due piatti di insalata esotica sono pronti. Io ho versato la salsa sia sulla fesa che sull'insalata. Potete decidere se versarla appunto già sulla pietanza oppure se preferite servirla su una salsiera a parte.